Sensazioni fortissime anche per la terza giornata di Benedetto XVI in Israele. Sensazioni rese più intense dal contrasto tra il pensiero che si spinge lontano al giorno della nascita di Gesù, in questo luogo, tra i pastori, e la realtà di oggi, di un popolo in gabbia. Sensazioni forti che hanno accompagnato il Papa già dal suo arrivo in città, dove è stato accolto dal presidente dell'autorità palestinese, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, come abbiamo imparato a conoscerlo, e da un cerimoniale solenne a sottolineare la voglia di un'autonomia reale. A questa voglia di indipendenza e alla terribile realtà del muro ha fatto riferimento Abu Mazen nel suo saluto pubblico al Papa, sottolineando come il popolo palestinese che da sempre abita questi luoghi desideri solo vivere in pace. Per il presidente palestinese i nodi da risolvere sono ancora molti e complessi e il tempo che corre veloce non gioca a favore della riconciliazione. Il muro, gli insediamenti di coloni, la soluzione del problema dei profughi nel rispetto delle decisioni dell'ONU, l'accesso all'acqua, sono questioni che non possono più essere rimandate, così come la necessità di due stati sovrani, Israele e Palestina, che vivano accanto in un clima di pace e stabilità. E come più volte sottolineato in questi giorni nei suoi interventi, il Papa non ha mancato di ricordare la vicinanza del successore di Pietro al popolo palestinese e l'attenzione continua con cui guarda a questi luoghi, prega per la sofferenza di queste popolazioni, si adopera perché le parti in causa possano trovare un'intesa. È mia ardente speranza, ha detto il Papa, che i gravi problemi riguardanti la sicurezza in Israele e nei territori palestinesi vengano presto decisamente alleggeriti, così da permettere una maggiore libertà di movimento, con speciale riguardo per i contatti tra familiari e per l'accesso ai luoghi santi. I palestinesi, così come ogni altro popolo, hanno un naturale diritto a sposarsi, a formare una famiglia, avere accesso al lavoro, all'educazione, all'assistenza sanitaria. Prego anche perché con l'assistenza della comunità internazionale il lavoro di ricostruzione possa procedere rapidamente dovunque case, scuole ed ospedali sono stati danneggiati o distrutti, specialmente durante il recente conflitto in Gaza. Questo è essenziale affinché il popolo di questa terra possa vivere in condizioni che favoriscano pace durevole e benessere.